5 Stelle attacca coloro che hanno buttato giù in maniera violenta Gheddafi, viene associato alla destra. Se siamo a favore del reddito di cittadinanza, siamo di sinistra. Se siamo a favore di un maggiore sostegno alle forze dell'ordine, siamo di destra. Se vogliamo smetterla di vendere armi all'Arabia Saudita, siamo di sinistra. Se siamo contro il Jobs Act, siamo di sinistra. Se ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo le imprese private, siamo di destra. Se ci tagliamo gli stipendi e con questi soldi costruiamo una strada in Sicilia, siamo di sinistra. Se siamo a favore di alcuni diritti civili, siamo di sinistra. Se siamo a favore di alcuni diritti economico-sociali, siamo di destra. Ogni giorno c'è un tentativo di catalogazione che credo che sia negativo e che credo che per noi sia appunto superato. Io ricordo, studiando, perché ho studiato anche, provai a prendere una seconda laurea, non ci riuscì in storia moderna e contemporanea, che quando nel 1791 re Luigi XVI scappa dalla Francia per andare a rifugiarsi in Belgio, viene fermato da dei contadini che, se non sbaglio, lo riconoscono attraverso una moneta, gli riconoscono il naso e lo fermano. Sire, il suo posto non è qui, a Varennes, lei deve tornare a Parigi. E poi è andata come è andata. E che in quel momento era incredibile che dei contadini fermassero il re e gli dicessero, e gli intimassero appunto di far ritorno a Parigi. Impossibile. Il re all'epoca si pensava avesse il sangue blu, che potesse guarire le malattie con le mani. E che in quel momento c'è stato un momento storico di passaggio. Nessuno si sarebbe sognato che all'epoca sarebbe potuta finire la monarchia, sarebbe nata una repubblica, seppur con il sangue, che poi comunque è andata avanti in un determinato modo e alcuni dei sono arrivati a noi. Prima venivano citati alcuni valori, comunque francesi. Ecco, io credo che ci sia sempre nella storia un momento di passaggio. Sono convinto che oggi la democrazia rappresentativa, come la intendiamo noi, legata anche ai partiti di massa, della sinistra, sia superata e che un domani vedremo la democrazia rappresentativa come oggi guardiamo la monarchia assoluta, come qualcosa di assolutamente obsoleto. Oggi non ci sembra scandaloso che in Italia non c'è la monarchia assoluta. Un tempo, ma pochi decenni fa, sembrava impossibile che l'Italia non avesse un sovrano. Ecco, oggi qualcuno ancora pensa che sia impossibile che i cittadini con dei mezzi tecnologici, ma non soltanto la rete, però con strumenti, strumentazione. Noi abbiamo proposto il referendum propositivo senza quorum in Parlamento, l'obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare, non parliamo soltanto di decisioni prese via web. Io tutti i sabati e le domeniche sto in tutte le piazze d'Italia, chi mi segue lo sa, con megafono a parlare, a fare le leggi al mercato, cioè porto i progetti di legge e li spiego nei mercati d'Italia, facendo capire che io sto discutendo queste leggi e sto tentando di portare il reddito di cittadinanza oggi in Parlamento insieme ai miei colleghi. Quindi non è soltanto rete il Movimento 5 Stelle, la rete è un mezzo per rompere un'intermediazione delle informazioni. Io vedo qui persone, giovani giornalisti, intellettuali dissidenti, l'antidiplomatico, che stanno facendo informazione oltre il mainstream, i grandi giornali, e lo fanno attraverso la rete, riducendo il costo, diciamo, della costruzione dell'informazione, permettendo a chi vuole informarsi e di rompere quell'intermediazione. Per me, io mi sono candidato al Movimento 5 Stelle in quanto reputavo che la cosa migliore fosse la rottura dell'intermediazione tra istituzioni e cittadini fuori, perché per me intermediare è un modo di esercitare un potere che non è più accettabile oggi con i mezzi che riescono a superarlo. Quello, per quello tutte le leggi che presenta il Movimento 5 Stelle vanno nella direzione della rottura dell'intermediazione, o quantomeno verso quella stella polare, forse utopica e irraggiungibile, ma Galeano diceva che l'utopia servono a camminare verso una direzione. Ora, Mutugno, o meglio, i giudici della Corte Costituzionale. Il Movimento 5 Stelle ha un metodo, giusto o sbagliato che sia. Il nostro metodo è stato quello non di chiuderci su un nome, per l'amor di Dio, ma sui giudici della Corte Costituzionale di dire: noi abbiamo deciso un nome, abbiamo valutato vari curricula in assemblea, abbiamo deciso un nome e l'abbiamo proposto alla maggioranza. Fermo restando che siamo dispostissimi ad analizzare altri nomi, a patto che siano nomi vicini a Schifani, a Napolitano o all'avvocato di Verdini. Questi francamente neanche li mettiamo in rete, perché non vogliamo eleggere l'avvocato Sisto, avvocato di Verdini, fittiano, berlusconiano, relatore di porcate nella passata legislatura pro Berlusconi. Ma se il Partito Democratico o chiunque voglia fare dei nomi degni, slegati da partiti politici, di bravi costituzionisti, noi li analizzeremo. Però magari questa volta un nome deciso al Movimento 5 Stelle non sarà il nome più gradito a voi, però questa è una questione normalissima. Fatto sta che noi siamo disposti ad aprirci. Questa storia, noi siamo chiusi alla società civile, non è vero. Forse non vogliamo chiuderci in un settore della... noi siamo aperti alla società civile, ma ci vogliamo chiudere in settori della società civile. È un discorso, noi vogliamo parlare a tutti, lo stiamo facendo, e oggi è anche una dimostrazione.
Vorrei farvi capire di nuovo sui giudici della Corte Costituzionale che noi forse non apriamo un dibattito così grande, anche perché in epoca di rete e di informazioni rapide il cittadino italiano è sempre pieno di centinaia di informazioni ogni giorno e per noi non è facile far passare dei temi. Io per far passare un tema legato alle distruzioni dell'articolo 138 ho proposto, perché fu un'idea mia, di occupare il tetto della Camera. E quando ci convocò la Boldrini qualche settimana dopo ci disse: ma voi che, come vi permettete, in un giorno decidete di salire sul tetto? Noi dicevamo: no, Presidente, l'azione è stata codificata e strutturata negli ultimi 3 mesi. Perché noi li pensammo l'unico modo per far uscire il tema è salire sul tetto. Oggi noi ci concentriamo su alcuni temi per farli uscire, sulle votazioni. Non è sempre facile una votazione al giorno per questo. Probabilmente oggi per il Movimento 5 Stelle i diritti sono tutti importanti, i diritti civili, economici, sociali e politici sono interlegati, interrelazionati, se aumenta uno aumenta pure un altro, però oggi come oggi, con la disoccupazione così alta, con il rischio emarginazione e povertà per il sud del 46,6%, 8, non mi ricordo, più alto della Romania, noi crediamo che occorra focalizzare la nostra battaglia su diritti sociali, economici, per esempio sul reddito di cittadinanza. Non è che se noi non parliamo troppo di un tema è perché non lo reputiamo importante, perché come assemblea del gruppo parlamentare ci concentriamo e pensiamo. Abbiamo un tot di spazi, abbiamo un tot di minuti anche quando andiamo in televisione, perché non è facile infilare i temi in TV, perché quando io vado in televisione spesso più che interviste o interrogatori, legittimo. Gradirei soltanto anche il Presidente del Consiglio Salvini se lo tratta dello stesso modo, invece noto che spesso vanno in un studio televisivo, il giornalista gli dà il microfono, va a prendersi il caffè e torna dopo 20 minuti. Io noto questo. Io ci sto, oltretutto, guardate, le critiche che abbiamo ricevuto, credetemi, io le ho sempre ascoltate, ci ho sempre riflettuto e credo che se siamo migliorati è perché comunque abbiamo sempre riflettuto sulle critiche. Così credo anche, sono grato a una certa stampa che ci ha fatto una pressione incredibile, dimostrando che è capace di fare la giusta pressione che la stampa deve fare nei confronti dei partiti politici. Credo che anche a questa stampa noi dobbiamo essere grati, perché ci hanno fatto molto crescere. Gradiremmo che lo stesso comportamento lo possano esercitare nei confronti di coloro che sono al governo. Oggi è indispensabile che ogni giornalista chieda lumi al Presidente del Consiglio sui traffici di armi tra Italia e paesi che direttamente o indirettamente sostengono il fondamentalismo islamico. Credo che sia fondamentale che la stampa faccia questo. È un po', non so se sono riuscito a riprendere il finanziamento pubblico, quanto manca? Abbiamo 3 minuti. 3 minuti. Forse qualche minuto in più. Al di là del fatto che il finanziamento pubblico si votò appunto con una stragrande maggioranza, il Movimento 5 Stelle in Parlamento ha proposto leggi. Noi crediamo che il finanziamento pubblico debba essere abolito del tutto e che il finanziamento privato debba essere regolamentato. Poi vedremo quanto, 1.000, 5.000, 50.000, 40.000, 30.000, trasparente, chiaro. Però che quello vedremo, quello esiste, è un Parlamento che teoricamente, se fosse libero, ragiona su questo. Io però posso dirvi con un certo orgoglio che tutte le persone che non si sentono tradite dal Movimento 5 Stelle hanno estremo piacere a destinare dei quattrini, pochi, 5, 10, 20 euro al Movimento. Noi siamo riusciti ad organizzare delle enormi manifestazioni raccogliendo 500, 600 mila euro con una media di donazioni di 18, 19 euro a testa, con decine di migliaia di donatori attraverso la rete, attraverso iniziative anche goliardiche, andando in giro a fare i camerieri delle sere. Però noti che nel momento in cui tu fai il tuo dovere, dei cittadini contenti di darti 15 euro per sostenere, perché la politica ha un costo, ci sono. Quindi in questo senso noi vogliamo che il finanziamento pubblico sia assolutamente cancellato, il finanziamento privato regolamentato. Basterebbe una trasparenza molto chiara, perché io sono convinto che se fosse chiaro il modo in cui Renzi si è finanziato le proprie fondazioni, se tutti i cittadini nel 2006 italiani fossero stati a conoscenza, fossero a conoscenza che Riva, pace all'anima sua, dell'Ilva finanziò contemporaneamente Bersani e Berlusconi. Prima lei citava Riva con la telefonata con Bergola. Tendiamo tutti a dimenticare questa cosa. E finanziò contemporaneamente Berlusconi con 240.000 euro e Bersani con 98.000 euro. Quel Bersani con cui noi dovevamo fare qualcosa. E non è un caso che negli ultimi anni ci sono stati 7 decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto. Perché tutti i partiti politici hanno preso una barca di soldi da lì. Quindi se ci fosse un'informazione ogni giorno, io
faccio provocazioni. No, io pretendo che la televisione pubblica nel sottopancia, quando invita un politico, scriva anche i carichi pendenti. De Luca, governatore della Campania, condannato in primo grado per abuso d'ufficio. Non è giustizialismo, sono informazioni. Io voglio sapere se Formigoni ha delle indagini in corso, lo voglio sapere perché non ce le ho. Io sono una persona incensurata e voglio sapere se quella persona che mi sta parlando e mi sta pontificando appunto su Mafia Capitale è coinvolta in un processo Mafia Capitale, fermo restando che uno è innocente fino a prova contraria. Ma, ritornando alle parole del professor Rodotà, un politico deve esercitare quella professione, quel servizio civile con disciplina e onore, e non c'entra nulla il giudizio definitivo, perché Lupi lo abbiamo orgogliosamente costretto alle dimissioni, che abbiamo fatto un'opposizione durissima, no, del Movimento 5 Stelle, e non è mica stato rinviato a giudizio. Però per noi il fatto che avesse preso la cricca delle grandi opere, gli incalza, avessero comunque anche dato dei regali al figlio, anche ottimi regali, orologi, evidentemente era qualcosa di inaccettabile. Concludo. Io spero, oggi abbiamo avuto anche del tempo per aprire dibattiti e spiegare forse meglio a delle persone che non conoscono del tutto il Movimento 5 Stelle. Stiamo anche andando in televisione, se non siamo andati i primi tempi perché abbiamo avuto bisogno di studiare, perché siamo entrati tutti in Parlamento da un giorno all'altro, nessuno aveva neanche avuto un'esperienza minima di consigliere comunale. E i primi tempi, prima di comunicare qualcosa in televisione, noi abbiamo voluto realizzare e scrivere quel che volevamo comunicare. Prima abbiamo scritto le leggi, le abbiamo depositate in Parlamento, anche se ancora non tutto si è discusso. Poi, dopo aver fatto anche esperienza comunicativa, abbiamo scelto di andare nelle televisioni a parlare di quel progetto di legge. Altrimenti la storia è sempre di politici che vanno in televisione per non dire nulla, per parlare esclusivamente. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a Stefano Rodotà, grazie a Alessandro Di Battista.